Ad oggi, pur in un incremento significativo dei contagi, e pensiamo che questo trend continui anche nelle prossime settimane, per ora diciamo abbiamo indici di ospedalizzazione molto bassi, il 2% in terapia intensiva, il 6% nei reparti Covid. Non vediamo, parlavo prima anche con i clinici, non vediamo adesso quadri clinici preoccupanti come polmoniti bilaterali interstiziali, che erano diciamo ciò che ci preoccupava di più rispetto alle prime ondate. Con queste parole l'assessore alla sanità dell'Emilia-Romagna Raffaele Donini rassicura sulla nuova ondata di casi Covid che con l'arrivo di temperature più rigide sta già investendo l'Italia. La cautela comunque è d'obbligo, così come è chiaro l'invito dell'assessore a vaccinarsi, soprattutto per le fasce di popolazione più anziane e per i soggetti fragili. Il mio consiglio è quello di vaccinarsi per coloro che diciamo sono indicati nella popolazione target più a rischio, cioè gli over 60, le persone che hanno diciamo delle immunodepressioni, le donne in stato di gravidanza, i degenti delle CRA, gli operatori sanitari, così come compongono appunto l'elenco dei soggetti indicati dal Ministero della Salute. Noi siamo già pronti, ne stiamo già facendo, siamo mi pare tra le primissime regioni che sta somministrando la quarta dose, ora anche con i nuovi vaccini B4 e B5, insomma, quindi indicati anche per contrastare meglio e immunizzare di più rispetto alle nuove varianti in circolazione, penso quella Omicron, ma poi abbiamo anche tutta la nostra, diciamo, disponiamo anche di farmaci antivirali che nelle prime ondate non avevamo, che possono anche ridurre sensibilmente l'ospedalizzazione.